Giovannino, un bravo ragazzo, tutto case studio, decide che per lui è arrivato il momento di fare un po' di palestra. Salve. Salve, buongiorno. Buongiorno, avevo trovato questo volantino. Sì. Volevo delle informazioni per quanto riguarda la palestra, insomma, per che cosa fate. Vuoi fare? Cose di pesi, insomma, per di diventare massa. Grosso, sì, massa muscolare, sì. Allora, sei nel posto giusto, l'unica cosa, ricordati di non provocare i ragazzi più grossi di te. Ok. Allora, guarda, in questa palestra puoi fare diverse cose, tantissimi corsi, e poi in sala pesi un istruttore ti fa una bella scheda per mettere su un po' di massa muscolare. Ok? Ti vuoi iscrivere? Sì, penso di sì, insomma. Ma che si segna sto coso qua? Ma fallo scivo, ma questo lo caccia gagge. Vedi, te l'avevo detto, bisogna stare attenti, qui c'è gente che vuole attaccare briga. Nonostante un inizio non proprio promettente, Giovannino si fa forza ed inizia a allenarsi. Vedi questo che devo. Oh, levate, mi sono allenato io. Pure questo me lo fa. Mi faccio tutto. Lei, guarda, levate. Vattene. Scusa, ma io dove vado? Va vicino al cesso, ci stanno gli stronzi come te. Ecco, lo sapevo che finiva così. Sempre così tanto. Sei stato trattato male? Sì. T'hanno fatto i peggio soprusi? Chiama Cicalone de scuola de botte. Ce penso io. T'alleno, te li meno, te li sistemo. Non ve fate più pià per culo dalla gente. Me ne occupo io. Telefonami. Ci stanno i bietti, perché se lo stai a guardare ci ho messo i bietti. Chiama Cicalone, ce pensa lui. Adesso lo chiamo. Giovannino chiama il numero verde di scuola di botte e 30 minuti dopo... Sei te? Ti hai chiamato? Che cazzo è successo? Zitto, non parlare. Te lo dico io, sei arrivato qua, ti sei segnato e ti hanno mandato a fanculo, eh? Ma te vedi, guarda. Che cazzo? Che vuoi da me? Non è che io voglio. Io gli meno, certo. Gli meni te, t'alleno io, poi vedi che cazzo che combiniamo. Andiamo, va, iniziamo l'allenamento. Per Giovannino iniziò un lungo percorso verso la vittoria. Allora, fammi vedere un po', fammi un po' di flessioni, vediamo come stai messo. Come devo... Giù, metti giù, pompi, ste flessioni, dai, ma che sei storto, dai. Che è? Lavo, devi fare 100, eh. Che è sulle ginocchia? Oh! Bravo! Ma guarda sto scemo! Dai, dai! Alzati, alzati, su! Fammi un po' vedere come dai cazzotti, vai! Che è? Ah, vuoi una mano, vai! Dai, fammi vedere come salti sta corda! Dai, vai! Beh, oh! Andiamo un po'! Oh! Parti! Dai! Vediamo un po' come sei corpo a corpo, via qua! Vai, vai, spingi! Dopo un lungo giorno di allenamenti massacranti... Ma voglio vedere se sei riuscito a fare un po' di flessioni, dai, fammi vedere! Namo! Dai! Namo! E namo! Dai! Dai che ne ha fatte due, dai! Dai che c'è il fiatone, forza! Lo vedi? Vai, vai, ancora, vai, vai! Schiudi quelle mani, oh! Dai, dai! Bravo, vedi che inizia a schivare, dai! Intanto i giorni passavano. Dai, dai, dai! Forza! Oh, dai! Dai, dai, non cascare con queste braccia, su! Alza queste braccia, dai! Vai! Dai, namo! Ancora! Dai, dai, fammi vedere che cacchio sta marcando.
Terzo giorno, dai! Bravo! Ti sei venuto a allenare a scuola in botte e questa... Dai, è più veloce, oh! Va a correre, vai! Ogni giorno allenamenti estenuanti sotto la supervisione di Cicalone. Allora, oggi hai flessioni la fatte? Sì. 100 ce l'ha fatta? Sì. Voglio vedere come ha fatte queste flessioni. A corsa? Quanto hai corso? Pure. Quanto? Non lo so. 10, 20, 30 chilometri? Non lo so. Porco, 10, devi combattere con uno! Dai, fammi vedere i piazzotti, vai. Schiva! Chiudite! Oh, dai! Namu! A Bud Spencer! Tu lo può dare, quello è grosso! Sei già fiacco? Va a correre, dai! Dai, eri in catorcio, mo almeno sei da due cazzotti! Dai! Dai! Schivali! Le giornate passavano, gli sforzi erano intensi, la fatica era insopportabile, ma qualcosa si muoveva. Vai, veloce, veloce, più veloce, dai! Dai, 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 forza! Dai, vai, vai, vai! Oh! Ti passa sotto, schiva, dai! Oh, dai! Vai! Posso? Ma che è sta roba? Oh! Con una mano sola! No, ce l'ho, ce ne esci. Oh, vai. Cazzo stai a fare? Sento da fai pesi, dai, che sei nel soffo, dai. Dai, dai, oh, dai. Dai, 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 su, dai. Dai, 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 vai. Oh, amo, oh, dai, dai. Ammazzalo! Vabbè, mo ho finito, che devo fare? Ma che hai finito? Mo c'hai la sauna, ti devi asciugare, forza, andiamo. T'ho messo a 100 gradi! 100 gradi! 101! Ma la sauna vestito! Eh? E certo, e se no è troppo. Ah, se fa così, è troppo fredda, ma... vai, entra dentro! Com'è? Ah, oh, sono solo 20 minuti! Solo! Vestito me l'ha fatta fare! Beh, la prossima volta col piumino, ce l'hai il piumino a casa, portatelo! Dopo 3 settimane di duro allenamento. Giovannino praticamente è pronto, l'ho allenato, sono 3 settimane che si allena, adesso io che faccio? Vado a chiamare quello che gli ha rotto i coglioni e si affronteranno in un vero ring, con le tecniche scuola e botte. Sei pronto? Che lo vado a chiamare? Mi raccomando, colpisci duro, come ti ho insegnato, e vedrai che le cose andranno tutte bene. E questo è quello che ha rotto il cazzo a Giovannino. Senti un po', sei te quello che ha rotto il cazzo a Giovannino? Sì, beh, guarda. Guarda, lui vorrebbe risolvere il problema, se te va, sta no. Di là, abbiamo montato un ringhetto. No, va. E mo andiamo da Giovannino così risolviamo questo problema, va. Allora, senti a me, questo è grosso. Te devi subito lavorare, pa, pa, i fianchi, attento che questo smanaccia, capito? Tu, pa, 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 e te ne vai sotto, capito? Mi raccomando, in gamba, fagli vedere. Vai, box! Vai, vai, gira, gira! Vai, passa sotto e colpisce i fianchi. Più forte, vai! Fianchi e viso, vai! Bravo Giovannino, bravo, vedi? Hai visto che i coattoni si battono facili? Bravo, questo dimostra che scuola in botte ha trasformato una merda, un cesso, un nerd in uno che comunque ha potuto battere uno che è il doppio di lui, muscoloso che fa a palestra. Bravo, mi sei piaciuto, gli hai menato proprio a quello, era proprio grosso. Ma come hai fatto? Hai fatto bene, bravo, bravo. Senti, ma è vero che hai menato a quello grosso? È vero. Ci andiamo a prendere qualcosa da bere? Hai visto? A scuola e botte, ma volere immediato. Hai visto? Volere e potere, con scuola e botte. Oh, guarda se quel bambacione è tutto pieno per culo. Questo è il prossimo.